Allora le facciamo questo qui? Questo è quello che ho scelto. Oh, sarà davvero meravigliosa. Che ne dite di qualche modifica? Sì, ci vuole. Metteteci un bel fiocco. Tirerò un po' sulle spalle. E lo faremo blu. No, no, rosa. Ma... naturalmente ci vorrà qualche pieghettina. Sì, ma come la convinceremo ad uscire di casa? Oh, troveremo il modo. Beh, cosa state tramando voi tre? Tramando? Che cosa? Tramando? Beh, noi veramente, noi... Vorremmo che tu cogliessi delle bacche. Oh, ecco, sì, bacche. Bacche? Tante bacche. Ma ne ho cotte tante ieri. Oh, ne servono di più, cara. Ne servono di più. Tante, tante di più, sì. E non affrettarti troppo. Ma non allontanarti. E non parlare agli estranei. Arrivederci, cara. Arrivederci. 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 Chissà se sospetta qualcosa. Ma no, di certo. Venite. Oh, come rimarrà sorpresa. Un compleanno coi fiocchi. Con la torta e le candeline. Sì, e un vestito proprio adatto a una principessa. Prendo le bacchette magiche. Sì. Cosa prendi? Oh, no. No. Niente magia. Ma i 16 anni sono quasi finiti. Non dobbiamo correre rischi. Ma io non ho mai fatto una torta. Non dovrai farla tu, cara. La torta la farò io. Tu? Lo ha sempre desiderato, cara, e questa è la sua ultima occasione. La farò di 15 strati decorata con non ti scordare di me, rosa e blu. E io penso al vestito. Ma tu non sai cucire e lei non ha mai cucinato. Sta in piedi. Basta solo seguire le istruzioni. Monta questo, cara. Tu farai da manichino. Io? Date retta a me. Ricorriamo alla magia. Farina, tre tazze. Una, due. Deve avere un buco nel fondo. Fagli passare i piedi. Oh. Ah, rosa. Oh, che bella tinta, vero? Ma io lo volevo blu. Oh, mia cara, abbiamo deciso che il suo colore era il rosa. Tu lo hai deciso. Oh, Flora, Flora, soffoca, aiuto. Avvolgerle ad agio. Avvolgerle. Oh, aiuto, non posso respirare. Fammi uscire. È orribile. Solo perché lo indossi tu, cara. Ora lievito un cucno. Un cucno? Un cucchiaino. Un cucchiaino, è abbreviato. Incredibile com'è cresciuta quella bambina. Eh sì, sembra solo ieri che la portammo qui. Una bimba minuscola. Tu? Cos'è Renella? Cosa ti prende ora, cara? Domani lei sarà una principessa e noi perderemo la nostra rosa spina. Oh, Flora. Su, 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 su. Noi sapevamo che sarebbe arrivato questo giorno. Perché doveva arrivare così presto? Dopotutto, l'abbiamo goduta per 16 anni. 16 magnifici anni. Andiamo, andiamo, ci stiamo comportando come delle sciocche. Coraggio, o tornerà prima che si finisca. Ecco qua. Che ve ne pare? Beh, è una torta piuttosto insolita, no? Sì. Beh, sarà molto più solida dopo che l'avrò cotta. Ma certo, cara. Che te ne pare del vestito? Beh, è un po' diverso da come sembra nel libro, no? Sì, sì, l'ho migliorato. Ma forse se ci aggiungessi qualche altro volant, cosa ne dici? Oh, forse sì. Tu che ne pensi, Serenella? Oh, io penso che dovremmo smetterla con queste sciocchezze. Penso che dovremmo pensare a Rosa e a quel che penserà di questa confusione. Penso quello che pensavo prima.
vado a prendere le bacchette magiche. Sai, credo che abbia ragione. Eccole qua, più belle che mai. Attenta, Serenella. Presto, chiudi le porte. Paura, tu chiudi le finestre. Tappa ogni fessura.